www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Avete sentito parlare di questo terremoto a Mussomel? Sì. Ecco, dove si trovava lei? A casa. Esattamente mi sa dire l'orario? Verso le 11:30. Che cosa ha potuto verificare lei? Una piccola scossa sul letto, era già a letto? Sì. E quindi ha avvertito qualche cosa? Sì, ho avvertito un po' di scossa, diciamo. E poi ha telefonato a qualcuno per avere la verifica? Sono andato in cucina, che c'era mia moglie con mia figlia, e cioè, preoccupato, che è successo, gli ho detto. E il mio figlio mi ha detto che sì, ci fu una scossa di terremoto. Ha avuto paura? Io no, ma mia figlia sì. E lei ha avvertito qualche cosa? No, ma io neanche sentivo. Dormiva? Dormiva, tranquillo, tutto cosa, non sentivo niente. Manco un cane lo sentivo, e c'era un cane dietro. Ah, quindi il cane non ha avvertito niente. Ha sentito qualcosa sul terremoto ieri sera? Sì, l'abbiamo sentito. A che ora? Adesso che ora? 10:30. Ma come l'ha avvertito lei? Ero sul divano, seduto, guardavo la televisione. E che sensazione ha provato? Facciamo passare. Allora, che sensazione ha provato? Qualcosa di strano? Sì, un tremolio della casa. E possibilmente lei stava vedendo Sanremo? Sì. Stava vedendo Sanremo e tutta una volta ha sentito questo tremolio. Ha avuto la conferma da qualche altra persona? Sì, in famiglia l'abbiamo avvertito tutti. Ma... Nessuna paura comunque? No, perché è stata momentanea la cosa. Ok. Ieri sera terremoto a Mussomeli, ha avvertito qualcosa? Poca cosa. Cosa ha avvertito? Niente, un piccolo... ma niente di particolare. Qualcuno, ecco, non ha sentito niente? Qualcuno non ha sentito niente, anzi, vengo dal comune che abbiamo parlato anche di staffare qua, c'è stato che l'ha sentito, c'è chi non l'ha sentito. Avete sentito questo terremoto ieri sera? L'abbiamo sentito, sì, tutti l'abbiamo sentito. A che ora? Alle 22:44 con precisione erano. Lei stava vedendo Sanremo? Io stavo vedendo Sanremo, ad un tratto ho sentito il letto che tremava tutto, le vetrinette e i bicchieri che tremavano. Si è sentito forte, almeno nella mia zona, in via Santa Croce, fortissimo. Ha chiesto conferma ad altri vicini di casa? Sì, ci siamo subito e eravamo tutti messi al balcone per vedere se la cosa l'avevamo sentita tutti l'hanno sentita. Sì. Dopodiché siete ritornati nella normalità? Siamo ritornati a letto con la speranza che tutta la notte passava tranquilla, così è sembrato. Ha avvertito il terremoto stanotte? Sì, ieri sera, intorno alle 11:20, una bella scossa è stata. L'ha avvertito materialmente? Sì, ma era a letto, mi ha sbalzato fuori dal letto, quindi si è sentita abbastanza forte, un po' di paura c'è stata. Ecco, ha chiesto, ha telefonato, ha chiesto verifica? Sì, abbiamo chiamato i vigili del fuoco di Mussomeli e ci hanno confermato che c'è stata una lieve scossa tra Mussomeli e Villaldo, ci è stato detto come epicentro. Però, grazie a Dio, tutto è andato bene, è vero che... paese ha reagito. Il terremoto ieri sera, dopo le 22, circa le 23, hai sentito qualche cosa? Ci siamo spaventati, è stato abbastanza... si smuoveva tutto. Ecco, dove ti trovavi tu in quel momento? Dormivo. Dormivi, cioè praticamente mentre tu dormivi il letto cosa ha fatto? Il letto si sentiva la trabacca che poggiava quasi al muro e si sentiva. Hai chiesto conferma a qualcuno quello che si era verificato? Dopo un quarto d'ora così ho guardato su internet e già c'era la notizia, era di 3 gradi nella zona Vallelunga Villalba Mussomeli, quindi è stato sussultorio a quanto pare.
E allora, dopo che hai avuto la conferma, hai continuato a dormire? Sì, sì, ho continuato a dormire. Ha sentito quel terremoto ieri sera? Un boato, esattamente che cosa? Proprio un forte boato? Fortemente un boato ho sentito io. Poi le altre cose non ho sentito niente. Scusi, ha sentito il terremoto ieri sera? A che ora? Verso le 11 meno un quarto. Ecco, le 11 meno un quarto ha avvertito che cosa esattamente? Un forte rumore e una vibrazione. Bella. Lei stava vedendo Sanremo? Sì, praticamente. E poi evidentemente ha continuato a seguirlo? Sì, ci siamo allarmati un po' e poi... Ha chiesto conferma a qualcuno? Sì, via internet così. Ah, tutto così. Via internet, perfetto. Ok. Vabbè. Lei ha sentito il terremoto ieri sera? Ha sentito? Cosa ha sentito? No. Non l'ha sentito. Ecco, il terremoto ieri sera. Ha sentito qualcosa? Ho sentito lo spicciolio delle vetrate. È stato il tipo sostruttore che è meno grave, diciamo, di quello ondulatorio, perché quello ondulatorio, diciamo, oscilla così, quello sostruttore va dall'alto in basso e quindi è stato meno lieve, ma speriamo sempre nella grazia del Signore che non ci manda più questi... Ha avuto paura? Ma diciamo sì, ma credo che tutti abbiamo paura in questi momenti, speriamo che sia stato, oggi saranno delle scosse di assestamento, speriamo che siano delle piccole scosse. Comunque è un bel onore da tenere sempre presente. Lei stava vedendo Sanremo? No, io non lo guardo, non l'ho guardato Sanremo. Perché non guarda Sanremo? Per protesta di Fazio che prende 5 milioni e 4 in più la Rai ci deve dare pure 600 milioni di euro, quando c'è della gente che non mi fa. Ecco, terremoto ieri sera, ha sentito qualcosa? Io non ho sentito assolutamente nulla. È venuta mia moglie che era in cucina che l'ha sentito spaventatissimo, ma io non ho sentito nulla. Ho letto stamattina i quotidiani online e devo dire che è stato pesante. Grazie a Dio non è successo nulla. Ecco, lei stava vedendo Sanremo? No. Ecco, né Sanremo, non ha visto né Sanremo e non ha sentito il terremoto? No, stavo giocando con mia figlia, che già è un terremoto di suo, quindi copriva il terremoto. Grazie. Voi avete sentito il terremoto? Sì. Terremoto? Sì. Il terremoto stasera, è fortina, si è sentita la scossa e ci siamo messi in allerta. Ha avuto paura? Molta paura, questa scossa che si è sentita. Però poi alla fine ci siamo tranquillizzati, abbiamo guardato in giro, si è calmato e ci siamo addormentati pure noi. Lì ieri sera ha sentito qualcosa? Ecco, sul terremoto? Sì, abbiamo sentito. A che ora? Le 11 ma non 4. Lei cosa stava guardando, la televisione? No, mi stavo quasi addormentando. Ecco. E che cosa ha avvertito? Ha avvertito tipo che si spostavano i mobili, qualcuno che spingeva. Come si spostavano i mobili? Cioè, questo strano rumore che mi sembrava che era addirittura mio figlio che spingeva tutto l'armadio. Cioè, ero quasi insonnolito, quindi... E ha chiesto conferma ad altri? No, subito ho capito cosa stava succedendo. Mi sono alzato, abbiamo affacciato fuori, abbiamo visto tutta l'altra gente che si affacciava e quindi si è capito della situazione. Un momento di panico, insomma. Terremoti ieri sera, ha sentito qualcosa? Ho sentito tremare l'armadio. L'armadio? Ecco. Che cosa si è chiesto? Che succede? Io certo, mi sono chiesto che è successo e ho telefonato e c'era il terremoto. Ecco. E ha chiesto conferma? Chi l'ha chiesto la conferma? Ho chiesto quelli che sono andati a Piazzale Mongibello. Che la gente si è riversata tutto su Piazzale Mongibello. www.castelloincantato.it La notizia. Corre in rete.